Vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15 da Radio Gamma 5. Trasmissione, oggi sono da solo perché Francesco aveva dei problemi di lavoro. La trasmissione tratta inizialmente gli oracoli caldaici, quelli che stiamo commentando ormai dall'aprile del 99 e stiamo arrivando verso la fine. Oggi continueremo a trattare gli oracoli caldaici, poi dopo gli oracoli caldaici vi leggerò un pezzo di commento sulla teogonia di Esiodo e in particolare Eros, la visione di Eros, perché Eros nella teogonia esoidea, in Esiodo, ha una funzione molto particolare. E siccome questo pezzo che lo sto facendo adesso il commento alla teogonia, lo inserirò in internet, cioè lo metterò nel sito della Federazione Pagana, cioè quel sito che stiamo attraverso il quale sto tentando, diciamo così, di costruire la Federazione Pagana, cioè di costruire quella concettualità d'insieme che va a gettare le basi per la ricostruzione del paganesimo. E Eros ve lo leggerò oggi, per cui oggi vi leggerò un primo pezzo della teogonia. Dopo devo aggiungere un altro pezzo ad Eros quando Venere nasce dalle acque, cioè quando Afrodite nasce dalle acque in seguito alla castrazione di Urano e genitali gettati nel mare. E là Afrodite sorge dalle acque e viene accompagnata sia da Eros sia da Desiderio. Afrodite diventa la tessitrice di inganni, perché l'amore, perché il rapporto sessuale viene fatto attraverso il venerare, attraverso delle strategie amorose che vengono messe in essere dagli individui quando costruiscono delle relazioni. L'opposto di questo è lo stupro, è l'appropriazione, è la caratteristica dei cristiani. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Dopo aver fatto gli oracoli, dopo avervi letto il pezzo sulla teogonia, andremo avanti con le notizie giornalistiche, con le varie notizie. Vi ricordo che apro le telefonate soltanto gli ultimi 10 minuti, dato il tenore, diciamo così, dell'organizzazione che sono dati i cristiani per danneggiare questa trasmissione. Allora, degli oracoli caldaici sto seguendo come al solito la sequenza data da Tonelli per le edizioni Burke, che è stata la sequenza che ha afferrato la mia attenzione, e siamo arrivati al frammento 172. Alcuni frammenti sono un po' più lunghi, altri frammenti un po' più corti. Vi ho detto fin dall'inizio che chiunque non seguiva gli oracoli caldaici fin dalle prime battute, dopo avrebbe avuto delle difficoltà. Perché? Perché gli oracoli caldaici sono dei frammenti che ci sono rimasti, e Stottorelli gli ha dato una buona sequenza, cioè una sequenza estremamente importante dal mio punto di vista, però sono sempre frammenti, sono sempre pezzettini che soltanto la stregoneria è in grado di riprendersi il significato, o parte del significato, perché chiaramente non è il tutto, ma una parte del significato che va a costruire la vita, che va a costruire le strategie della vita. Il frammento 172, per esempio, è fatto da tre sole parole, puntini, 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 la materia primordiale. La materia primordiale è l'energia vitale. La materia primordiale è quanto di inconsapevole si trasforma in consapevolezza. Nel paganesimo energia vitale e materia sono la stessa cosa, organizzate in maniera diversa e percepite attraverso le predilezioni e le capacità soggettive del il soggetto, dell'individuo. È primordiale quanto è inconscio. Cessa di essere primordiale quando una parte dell'inconsapevole si trasforma in consapevole, espandendosi nel circostante inconsapevole. E questo è il commento. E passiamo al frammento 173. Dona vita ad altri, ancor più a se stessa. Cosa significa all'interno degli oracoli caldaici donare la vita? Significa dare ad altre concentrazioni di energia vitale possibilità per costruirsi nell'infinito dei mutamenti.
Così Tellus e Giove donano la vita all'essere natura affinché molte vite si costruissero al suo interno e come natura stessa. Donare la vita significa costruire condizioni favorevoli affinché altre coscienze di sé sboccino e si costruiscano. Donare la vita significa favorire il proprio sviluppo. Significa costruire condizioni attraverso le quali sviluppare la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Il potere di essere esprime regole precise. Il soggetto espande se stesso soltanto se l'oggettività nella quale si espande, espande se stessa. Nel potere di essere l'essere umano cresce e si dilata nell'infinito dei mutamenti soltanto se gli altri esseri umani che gli stanno attorno si dilatano nell'infinito dei mutamenti. Un essere umano può chiamare le cose col loro vero nome soltanto se gli esseri umani che gli stanno attorno possono chiamare le cose col loro vero nome. Un essere umano può esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni soltanto se gli esseri umani che gli stanno attorno possono esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni. Il potere di essere, al contrario del potere di avere, può svilupparsi soltanto in armonia col mondo circostante. Il potere di avere si esercita privando gli altri delle loro specificità, appropriandosi di altri esseri della propria specie. Questo non costruisce gli esseri umani. Costruendo se stessi, il proprio potere di essere, si favorisce lo sviluppo del potere di essere di altri esseri. Soprattutto si costruiscono condizioni affinché esseri di altre specie possano afferrare la loro occasione per divenire nell'infinito dei mutamenti. Questo è dona vita ad altri, ancor più donarla a se stessi. Soltanto donando la vita a se stessi si costruiscono delle ottime situazioni affinché anche gli altri costruiscano se stessi. E gli altri costruendo se stessi costruiscono delle buone situazioni all'interno della quale noi possiamo costruire al meglio noi stessi. Attenzione alla relazione dialettica, La dialettica ha tutta una storia nella filosofia, è stata coniata come termine da Aristotele per definire la relazione nel parlare, nel discutere, no? Anche oggi si usa un po' nel significato aristotelico, usare la dialettica, uno che parla bene. Dopodiché, attraverso varie vicissitudini, siamo arrivati ad Hegel, che parla di dialettica come relazione fra le idee, fra il pensiero, fra il pensato. Poi arriva Marx, che porta la dialettica a terra, praticamente l'uomo si costruisce attraverso le sue azioni, cioè sono le azioni, la vita, l'economia che costruisce il pensiero dell'uomo. Dopodiché arriviamo nel paganesimo, che sposta addirittura il termine dialettica, lo elimina da tutta questa funzione, cioè da una funzione derivata da Aristotele, e prende la dialettica come motore, come relazione fra le cose, fra gli oggetti che si costruiscono nell'eternità. Per cui il concetto di dialettica è un concetto di relazione fra gli enti che costruiscono tutto il presente, cioè tutto il presente è costruito attraverso relazioni dialettiche che possono essere rapporti di forza, possono essere interrelazioni, possono essere il fluire l'uno nell'altro. Per cui la dialettica nel paganesimo assume un altro valore ancora diverso da quello che è stata la storia della dialettica, anche se tutto sommato non è altro che un proseguo normale di quello che è lo sviluppo del termine in se stesso. E passiamo al frammento 174. E potenza prima di un sacro logos. Puntini, puntini, puntini. Il logos è la ragione, la sua descrizione, una descrizione che avviene attraverso le parole e i numeri. Quando il logos è sacro? Quando è un terreno di costruzione e sviluppo dell'essere cui il logos è espressione? In quel momento la ragione è un luogo sacro. È uno strumento sacro di cui l'individuo si serve per costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. La sacralità non è data dall'oggetto in sé, ma dall'uso che dell'oggetto ne fa la coscienza di sé al fine di costruire se stessa. La centralità è data sempre alla coscienza di sé e sono sacri quegli strumenti di cui si serve per costruirsi. La sacralità è relativa all'uso dell'oggetto fatto dalla coscienza di sé. Cessa di essere sacro quell'oggetto che diventa il fine dello sviluppo della coscienza di sé, risolvendo in esso le sue trasformazioni. Il logos è sacro soltanto nella misura in cui le coscienze che lo praticano
Il logos è sacro soltanto nella misura in cui le coscienze lo praticano per costruire se stesse. Cessa di essere sacro quando, come nel Vangelo dell'assassino Giovanni, si vuole risolvere il divenire dell'essere umano all'interno del logos, anteponendolo alle forze che portarono l'essere umano all'esistenza. Nella pancia della madre non c'era logos, ma soltanto volontà. È potente la ragione dell'individuo che, abbattuti i fantasmi, tenta di espandersi nello sconosciuto che la circonda. Pertanto, ricordatevi, è potenza prima di un sacro logos, soltanto se il logos è un terreno di caccia all'agguato dell'individuo che costruisce se stesso. Solo in quel momento il logos diventa un luogo sacro. Altrimenti, se noi riduciamo l'essere umano alla ragione, se riduciamo l'essere umano soltanto nell'ambito della descrizione, come dicevamo prima, tipo del grappa, l'esempio che piace tanto a Franco, se riduciamo l'essere umano solo a quella misura, non riusciamo a costruire il concetto che c'è uno sconosciuto attorno a noi, uno sconosciuto che ci circonda, e che per affrontare quello sconosciuto non è che lo dobbiamo spiegare alla nostra descrizione, ma dobbiamo attrezzarci noi, dobbiamo costruirci per affrontare quello sconosciuto. Cioè, nello sconosciuto circostante noi ci immergiamo, non possiamo descriverlo, possiamo soltanto immergerci, e ogni tanto da quell'immersione riportiamo su qualche elemento, qualche pesce che inseriamo nella ragione. Questi sono due movimenti diversi. La ragione descrive, nello sconosciuto invece bisogna attrezzarsi soggettivamente per affrontarlo. E passiamo al frammento 175. Puntini, puntini, puntini. E non balzando al di là della soglia. Chi è che non balza oltre la soglia? L'essere umano, che ha circoscritto la sua vita all'interno della descrizione del mondo, all'interno della propria ragione, circoscrivendo il suo divenire all'interno della ragione, ha annientato, scelta dopo scelta, il proprio intuire, consegnandosi alla morte del corpo fisico senza forza e senza determinazione. Così al momento della morte del corpo fisico non aveva forza, né esperienza, né determinazione per danzare la rappresentazione della sua esistenza. Non aveva compattezza nel proprio campo vitale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La sua coscienza di sé non è in grado di balzare oltre la soglia. Mettersi in ginocchio, rinunciare alla propria determinazione, rinunciare ad assumere la responsabilità della propria esistenza è la condizione attraverso la quale si rinuncia a compattare il proprio corpo luminoso, è la condizione che impedisce all'essere umano di oltrepassare la soglia ed usare la propria attenzione per affrontare gli infiniti mondi della percezione. E passiamo al frammento 176. Puntini, puntini, puntini. Gli iniziatori sono congiunti con i vincoli. Puntini, puntini, puntini. Chi sono gli iniziatori? Quando nel paganesimo politeista si può definire qualcuno un iniziatore? L'iniziatore non è colui che inizia qualcuno, cioè che costruisce degli iniziati, ma è qualcuno che trasforma l'esistente imprimendogli una direzione di sviluppo. L'iniziatore altro non è che la qualità che emerge dalla quantità. La quantità del nuovo si accumula, la direzione del vecchio, sia come processo attraverso quantità del nuovo si accumula, la direzione del vecchio, sia come processo attraverso il quale gli individui costruiscono il loro divenire nell'infinito dei mutamenti, sia i processi di trasformazione dei sistemi sociali, sia i processi di trasformazione della società, sia i sistemi di trasformazione della natura o di alcune sue parti, si sta sfaldando. Cioè il vecchio si sta sfaldando. Il vecchio non è in grado di produrre il nuovo. Al suo interno il nuovo si accumula finché non sgorga e si impone sul vecchio. Chi lo impone sul vecchio sono gli iniziatori. Possono essere situazioni, gruppi sociali o singoli individui. Gli iniziatori sono congiunti da vincoli.
C'è una forza comune che congiunge tutti gli iniziatori, qualunque siano le situazioni e le coscienze di sé che iniziano o la specie cui appartengono. Gli iniziatori sono congiunti dal vincolo di libertà. Libertà che si libera dai vincoli troppo stretti del vecchio e che impone se stessa. Libertà che sgorga dal vecchio per iniziare un nuovo cammino di costruzione. Libertà è il vincolo, la forza che rimuove gli ostacoli posti sulla strada dello sviluppo degli esseri. Può essere il mutamento di esseri della natura come processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive imposte, o può essere l'esplosione di furia o di bellona nella rimozione degli ostacoli che opprimono la vita. È sempre libertà che si esprime attraverso gli esseri e lega le loro tensioni per alimentarle. Libertà si alimenta dalla rimozione degli ostacoli che impediscono agli esseri di divenire nell'eternità dei mutamenti. E questo essere congiunti da vincoli, cioè questo accumulo di tensione e sgorgare, nella, per esempio nella religione romana è rappresentata come forza e come figura da fons, cioè il fontanile, cioè l'acqua praticamente che nelle viscere della terra si apre degli spazi, accumulandosi potenza dopo potenza, attimo dopo attimo all'interno dell'oscuro della terra, e poi sgorga la superficie, sgorga sorgendo e costruendo le ninfe, costruendo la vita sulla superficie del pianeta. Bene, questo accumulo di forza dell'acqua all'interno del pianeta e lo sgorgare alla superficie è rappresentato nella religione romana da Fons. Fons che praticamente è una specie di padre di tutte le ninfe che vengono alla superficie e costruiscono loro stesse. E così vale per tutti gli iniziatori, vale per tutti quelli che intraprendono qualcosa di nuovo e che sono il prodotto del vecchio, cioè sono il prodotto della società che hanno vissuto. Sto parlando per esseri umani sociali, ma possiamo parlare anche per le specie animali. Cioè, nella storia dell'evoluzione, ogni volta che un ramo evolutivo delle specie si staccava da un altro per continuare un cammino suo, ci sono stati degli iniziatori di quel percorso, cioè ci sono stati degli esseri che appartenevano a quelle specie che hanno iniziato quel percorso. Ecco, questo è magico, questo è divino, questi sono gli dèi che, attraversati dalle forze dell'essere natura, attraversati dalle forze della situazione, attraversati dalle forze del divino, riescono a trasferire quelle forze che li attraversano in operatività, in modo di essere, in modo di porsi, in modo di costruire un futuro. E quello è un fare divino. Questo è, gli iniziatori sono congiunti coi vincoli, e sono vincoli divini, perché ogni volta che noi intraprendiamo un'azione, ogni volta che noi intraprendiamo un qualcosa con determinazione, con volontà, con impegno, con strategia, usando le nostre capacità, impegnandoci, magari anche con gioco a morte, cioè con cose che possono portare anche alla morte, alla distruzione, bene, quel nostro impegno è un'arte divina, cioè è un fare magico, è un fare di trasformazione. Questa, la magia è trasformazione, non è altro. La magia, l'essenza della magia è un atto di assoluta violenza, cioè non esiste una magia che non sia espressione di violenza, perché la magia è trasformazione, per cui la magia è solo un atto di violenza. Dopodiché possiamo vedere dove va la violenza, se è violenza del potere di essere, il potere di essere che costruisce la libertà degli individui è un discorso, se è violenza della repressione, se è violenza dell'appropriazione, se è violenza del mettere in ginocchio, allora appartiene al potere di avere, allora appartiene alla magia nera, cioè appartiene all'arte dei preti cattolici che mettono in ginocchio i bambini, tanto per essere chiaro. E passiamo al frammento 177. Puntini, 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 per inaccessibili recinti di pensiero. Quali sono gli inaccessibili recinti di pensiero? Sono i mondi al di fuori del pensato della ragione. Sono i mondi, tipo quello del grappa che esiste e non esiste, sono i mondi dove la ragione non è in grado di giungere. È il regno segreto dove gli stregoni tramano il loro futuro. È il regno segreto dove gli stregoni manipolano le linee di tensione che attraversano l'intero universo, le tensioni e i bisogni delle specie e degli esseri della natura.
non fatevi ingannare dal termine stregone come lo sto usando io, eh. Io intendo come stregone anche l'essere sole, intendo anche l'essere galassia, intendo l'essere terra, cioè non è che intendo quello che i cristiani intendono col termine stregone, eh. Intendo un'altra cosa. È il regno segreto, l'unico segreto che si può toccare allungando una mano, è che è separato dagli esseri umani dal potere dell'intento e dalla pratica dell'impeccabilità. Il potere dell'intento, che con necessità è padre dell'esistente, e lo vedremo con Eros dopo, e la pratica dell'impeccabilità permettono agli esseri della natura di giungere agli inaccessibili recinti del pensiero. Non è un segreto che non deve essere svelato, non è un segreto che deve essere custodito a prezzo della vita, è un segreto dal quale gli esseri umani sono separati dalle trasformazioni che operano nella vita di tutti i giorni, dalla loro sequenza di scelte, dalle loro determinazioni, dalla volontà con la quale trasformano se stessi. Questi sono gli inaccessibili recinti del pensiero, ed è pensiero, anche se non è fatto di parole, perché è nous che costruisce il nous di ogni esistente. E ricordiamo ancora una volta, anche se l'ho sempre detto, che cosa intendiamo per nous, nous, come direbbe mia figlia. Nous è il significato di pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare, modo di giudicare, modo di sentire, modo di percepire, modo di intendere. Tutto questo è nous. E passiamo al frammento 178, che è l'ultimo frammento che facciamo per oggi. Puntini, puntini, puntini. Dominare ogni disgiungimento. Che cos'è il disgiungimento? È Ecate. Il disgiungimento è il passaggio da un mondo ad un altro. Il disgiungimento è il passaggio della trasformazione soggettiva attraverso la quale si giunge nel nuovo mondo, o, se si preferisce, si percepisce lo stesso mondo, cioè lo stesso Montegrappa, in maniera assolutamente differente. Il disgiungimento è il fine del lavoro della trasformazione della coscienza di sé in quello stadio di sviluppo. Il disgiungimento è la morte dell'essere feto, è la nascita dell'essere umano fanciullo. Il disgiungimento è il distacco dell'essere umano fanciullo dal mondo fetale nel quale è fondato il proprio divenuto. Il disgiungimento è la morte del fanciullo o della fanciulla quando viene partorito dall'essere umano adulto. Il disgiungimento è il distacco dell'essere umano adulto dal mondo dell'infanzia nel quale è fondato il proprio divenuto. Troppi esseri umani fanciulli abortiscono non riuscendo a diventare esseri umani adulti. Il disgiungimento è la morte dell'essere umano adulto e la nascita dell'essere luminoso. Il disgiungimento è il distacco dell'essere luminoso dal mondo della ragione nel quale ha fondato il proprio divenuto. C'è una sola forza che può dominare ogni disgiungimento ed è volontà. Quella forza che alimenta l'intento delle trasformazioni di ogni essere, al di là del mondo e della situazione nella quale questi sta fondando il proprio divenire. Volontà è la forza indescrivibile che spinge l'essere umano ad affermare «Io esisto». È una forza indescrivibile perché è estranea al mondo della ragione, ma è definibile dallo spettatore nell'essere umano quando assiste agli sforzi che costui compie per aprirsi i varchi nella vita. La presenza di volontà come espressione del soggetto è rappresentata dalla sua azione. Ricordatevi questo, la presenza di volontà come espressione del soggetto è rappresentata dalla sua azione. Volontà chiama gli dèi a soccorrere l'essere nella misura in cui l'azione dell'essere esprime volontà. La volontà espressa dall'essere e le trasformazioni che costui subisce nell'esprimerla determina la sua capacità di dominare il disgiungimento nella trasformazione soggettiva con cui affrontare i passaggi. Dominare dunque ogni disgiungimento. E vedremo come nella Teogonia di Esiodo il disgiungimento, cioè la volontà che determina il fatto che l'individuo, che l'essere dice al mondo «io esisto», è rappresentata dalla falce dai denti aguzzi che Gea costruisce per darla al figlio Crono affinché mozzi le palle, i testicoli a Urano.
Ma questo comunque lo affronteremo nella Teogonia, quando lo commenteremo. Bene, questo con gli oracoli per oggi è tutto. Siamo arrivati qua 179, all'oracolo 179, gli oracoli sono 191, per cui siamo arrivati ormai verso la fine degli oracoli. E come vi avevo anticipato della Teogonia, vi faccio il pezzo di Eros. Ora, in tutta la Teogonia orfica, cioè scusate, la Teogonia esioidea, no? Perché c'è un po' di confusione, perché ogni tanto mescolo qualcosina. Dunque, vediamo un attimino qua. Dice, dunque, per primo fu Caos e poi Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali, che tengono la vetta nevosa d'Olimpo e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade. Poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Da Caos nacquero Erebo e la notte e così via. Ora, Eros, tutta la Teogonia è un increato, cioè non deriva da niente, nessuno ha sviluppato Eros. Avviene all'inizio della Teogonia, quando c'è Gaia, e vedremo che cos'è Gaia in questo passaggio, in questo passo, e appare come ente a se stessa, come entità, come divinità in se stessa. E questa è una delle cose importanti da interpretare nella Teogonia. Perché? Perché Eros è l'elemento centrale, l'elemento portante dell'intera Teogonia. E c'è un altro aspetto di cui vi ho accennato precedentemente, che è importante nella Teogonia, no? E che è sempre stato sottovalutato o lasciato un po' perdere, che dice più o meno: allora escogitò un artificio ingannevole e malvagio, presto, creata la specie dal livido adamante, fabbricò una gran falce, si rivolse ai suoi figli e disse a loro, aggiungendo coraggio, afflitta nel cuore: figli miei, ed un padre scellerato, se voi volete obbedirmi, potremo vendicare il malvagio oltraggio. Adesso, praticamente Gaia cosa fa? Costruisce una falce da dare ai figli, i quali dovrebbero distruggere Urano, che è un padre scellerato. Ora, quasi tutti gli interpreti affermano che il concetto di scelleratezza, cioè il discorso della madre che fa ai figli del padre che è scellerato, è un concetto aggiunto a posteriori. Perché? Perché era un modo per dare un'indicazione morale a un'azione necessaria. Cioè, se io faccio un'azione necessaria per la mia vita o per la mia esistenza, non è che devo dargli un valore morale, perché quella è un'azione necessaria alla mia esistenza. Gli do un valore morale quando l'azione non la ritengo più necessaria, ma devo dare una giustificazione all'azione stessa. Per cui il fatto che Crono vada a tagliare le palle ad Urano, se era necessario che Crono lo facesse per far scorrere il tempo, per far scorrere il mutamento, per cambiare la situazione del cosmo, per far nascere le coscienze di sé diverse da quelle che è l'Urano stellato, i pianeti, diventa inconcepibile all'interno di un sistema sociale umano. E allora vengono aggiunte, questa probabilmente è un'aggiunta fatta da Esiodo, Esiodo chiaramente è tutto suo questo, solo che lui prende dei miti precedenti e li riscrive, per cui è un'aggiunta morale, cioè una giustificazione morale per il fatto che Crono taglia le palle a Urano. Però non c'è nulla di morale o amorale, cioè non può essere giudicato dal punto di vista morale o amorale, ma va giudicato dal punto di vista della necessità. Cioè Urano stava soffocando lo sviluppo della vita sui pianeti, lo sviluppo della vita diversa da quello che erano le stelle, era necessario mettere in moto le trasformazioni. Mettere in moto le trasformazioni, siccome vi ho detto che la magia è un atto di violenza, bisognava, il veggente doveva usare un'immagine violenta per descrivere il mettere in moto quelle trasformazioni, per cui è in pratica una specie di mito che abbiamo in antropologia del figlio che distrugge il padre per determinare se stesso nella vita, cioè per afferrare nelle proprie mani la responsabilità della vita.
questo mito antropologico lo troviamo praticamente in questo racconto, e vediamo come Crono mette in moto, attraverso la falce che gli dà Gaia, cioè Gaia è l'energia vitale che si trasforma in coscienza, costruisce la falce della determinazione della volontà, che nelle mani di Crono diventa un elemento attraverso il quale dire alla vita: io esisto, io sono importante, e comincia il percorso dei mutamenti. Cioè, di tutti i figli di Gaia, soltanto Crono, cioè solo il tempo, può mettere in moto i mutamenti, può mettere in moto le trasformazioni. E sono due elementi che sono importantissimi nella teogonia. Infatti ho sempre guardato con sufficienza la teogonia di Esiodo, anzi mi stava anche sulle palle, proprio per il discorso della rappresentazione umana degli dèi, cioè della visione umana degli dèi e delle storie. Dopo, analizzando proprio attentamente, è vero, cioè resta ancora tutta questa visione che continua a starmi molto sulle palle, però sta di fatto che tutta la teogonia viene scritta su delle concezioni di stregoneria, cioè delle concezioni di percezione. E allora anche là bisogna tentare di dividere quella che è la poetica da quella che è la stregoneria, cioè la percezione del magico che ci circonda, e vedere di trovare i punti d'incontro e le diversità. E siccome è comunque un documento molto antico, cioè comunque un sentire pagano, è anche questa operazione, penso che come gli oracoli me la accollerò. E come al solito, un piccolo lavoretto che volevo fare diventa un lavoraccio. Beh, comunque la vita va avanti così. Allora, io adesso vi leggerò Eros Intento, che metterò in internet da, penso, dalla prossima settimana. Farò una piccola aggiunta avvicinando a Venere, Desiderio, la tessitrice di inganni, cioè lo metterò anche dal punto di vista Eros all'interno degli esseri umani. Eros Intento. Gaia è la sede, la materia, l'essenza, l'archè senza il quale la vita non è possibile. La coscienza non è possibile, gli dèi non sono possibili, i mortali dell'essere natura non sono possibili, né è possibile loro trasformarsi in dèi eterni. Gaia è essenza di ogni esistente, la sua necessità. Eros è la direzione di sviluppo di ogni esistente, il suo intento. Necessità e intento sono il padre, vi ricordate negli oracoli caldaici? Di ogni coscienza di sé. Senza necessità e intento, le coscienze di sé non hanno sostanza, né direzione d'esistenza, né ragione su cui fondarsi. Eros è la forza presente in ogni manifestazione, sia essa pura necessità, sia appropriata dalla coscienza di sé attraverso la volontà. La capacità della coscienza di sé è di farsi Dio, dilatando se stessa nell'infinito dei mutamenti. Eros è la forza della dilatazione soggettiva. Eros è manifestazione di ogni soggettività mentre si manifesta. Eros è dilatazione, espansione, penetrazione di quanto fu Gaia in e di ogni esistente nel tentativo di riportare a Gaia. Eros è memoria della ricostruzione della coscienza di sé Gaia. Quando Gaia, rinunciando alla determinazione della propria coscienza di sé, si distrugge per rigerminare se stessa. Gaia ha distrutto la propria coscienza di sé. Chi riconduce al riformarsi di quella coscienza di sé? Eros. Manifestazione di ogni esistente. Eros. Direzione di ogni trasformazione. Eros. Atto attraverso il quale la coscienza di sé si appropria e compenetra necessità che la manifestò attraverso volontà. Volontà. Atto d'amore con cui la coscienza di sé si appropria di necessità, manifestazione di Gaia, di ogni singola coscienza di sé. Volontà, atto d'amore con cui la coscienza di sé si espande in quanto fu Gaia, manifestazione di Eros nella rinascita di Gaia. Eros, il più bello fra gli immortali. Eros si manifesta nella specie umana attraverso le relazioni sessuali. Senza le relazioni sessuali non c'è dilatazione della specie umana, solo la sua morte. Le limitazioni, le costrizioni, i limiti alle relazioni sessuali uccidono lentamente gli esseri umani, sia come individui che come specie. La limitazione di Eros nelle specie e nelle coscienze di sé uccide il loro divenire magico
nell'eternità dei mutamenti. Si mettono in ginocchio gli esseri umani quando si uccide Eros dentro il loro cuore. Si mantiene il controllo e la sottomissione degli esseri umani quando si sono messe le feroci briglie ad Eros, che spinge per esprimersi, ma deve strisciare, sottoposto a regole e condizioni. Come gli esseri umani, così necessità si esprime attraverso Eros, in ogni essere, in ogni coscienza di sé, in ogni cammino di sviluppo dell'esistente. Eros, il più bello fra gli immortali, è la spinta verso la trasformazione eterna, che in ogni essere, in ogni coscienza di sé, impone il bisogno della relazione finalizzata alla trasformazione nell'infinito, dilatando la coscienza di sé nell'oggettività in cui si è formata. Eros è essenza di ogni esistente, la sua rappresentazione, il fine delle sue azioni. Non esiste offesa alla vita che non sia un'offesa ad Eros. Eros è anima di Gaia, la sua ricostruzione. La prima ricostruzione di Gaia che appare agli occhi del veggente umano è il cielo stellato. La prima coscienza di sé che il veggente umano incontra, oppure se preferite l'ultima prima dell'immenso silenzio, è il cielo stellato. Il cielo stellato appare al veggente come coscienza di sé unica, con una forma e un nome, con apparizioni e caratteristiche proprie dell'intento che egli percepisce, il suo essere Eros. Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto e il cuore, e il saggio consiglio. Eros rompe le membra. Eros rompe la forma della rappresentazione della coscienza di sé. Eros proietta ogni coscienza di sé oltre la forma nella quale si costruisce. La proietta oltre i mutamenti, domando la veemenza del sentire che spinge il cuore a fare della forma in cui si esiste l'unica forma in cui concepire l'esistenza. Eros rompe le membra della ragione, la sua fissità, per spingere l'essere a spostare lo sguardo nello sconosciuto che lo circonda. Il saggio consiglio che spezza la gabbia di ogni presente e che vorrebbe racchiudere in sé il divenuto di ogni coscienza di sé. Ogni gabbia che vuole bloccare lo sviluppo del potere di essere di ogni coscienza di sé nell'universo. Il saggio consiglio di Eros, che negli esseri umani diventa tensione e necessità, espressa nei fini delle loro azioni per la costruzione del loro futuro. Eros, il seme dell'universo, dalla cui forza Gaia rigenera se stessa. Il cielo stellato appare al veggente come un corpo che davanti a lui esprime la sua coscienza di sé umana, per rappresentargli i suoi bisogni in relazione all'esistenza dell'essere umano. Il cielo stellato appare, attraverso la sua volontà e l'esercizio delle sue determinazioni, in relazione alla percezione del veggente umano, all'esercizio della sua volontà e del suo Eros. E questo pezzo lo metterò in internet. Perché questo? Perché in tutta Teogonia Eros è l'intento. Quello che io ho sempre parlato, l'intento castanediano, l'intento delle nostre azioni, l'intento della trasformazione, altro non è che Eros. Dopodiché, all'interno della specie umana, si può leggere anche Eros come rapporti sessuali, ma il piacere sessuale è solo un modo riduttivo per leggere Eros, cioè nel senso che se l'essere umano è ridotto a tale posizione fobica, davanti al quale solo il sesso è l'unica ragione della sua esistenza, l'ultima cosa che gli rimane, è un Eros piuttosto misero. Eros è l'espressione di qualsiasi piacere, di qualsiasi tensione che dentro gli esseri spinge per dilatarsi. È tensione per il sapere, per la consapevolezza, per le cose, per la conoscenza, per le relazioni con gli uomini, per la fondazione del futuro. Questo è Eros. Non è semplicemente ridotto a quello. È certo che se le condizioni umane arrivano a un livello talmente basso, talmente infimo, che rimane solo quello, allora Eros diventa espressione soltanto di quello. Va bene, ragazzi. Allora, io vi ho letto anche questo della Teogonia. Adesso, visto che mi sono impegnato a dare prima a Radiogamma i pezzi e dopo, solo dopo, passarli in internet, non tutti, qualcuno non l'ho dato a Radiogamma, ma ci sono delle ragioni particolari, lo metterò in internet nel sito che ho titolato Federazione Pagana, che è un tentativo
è il tentativo che ho messo in atto insieme a Francesco, insieme a tutti quelli che mi stanno aiutando, che stanno lavorando in prima persona, beh, stanno facendo con grandissimo impegno. Dovrei dire che sembra che addirittura su internet stia un po' esplodendo un po' tutto, nel senso che ci sono parecchie persone che stanno chiedendo contatti, stanno chiedendo informazioni, per cui è una cosa positiva, cioè siamo partiti da pochi mesi e tutto sommato è già positiva la faccenda. E si sta anche incuriosendo, quel discorso del giornale Anna dell'altra volta era, per quanto ridicolo fosse quel trafiletto e quell'annuncio, era sempre un'informazione. Bon, detto questo, passiamo invece a argomenti di attualità. Passiamo ad argomenti di attualità, cominciando con un episodio che ci ha anche toccato, tutto sommato. Perché con un episodio che ci ha toccato? Perché noi andiamo a costruire la vita.